Ciao a tutti! In questo video disegneremo dei nastri. Conosco alcuni trucchetti che possono tornare utili anche a voi. Consiglio di usare prima una matita e poi di ripassare a penna in un secondo momento. Partiamo da quelli rigidi. Iniziamo disegnando una linea. Poi ne facciamo una seconda uguale alla prima. Ora uniamo i punti della linea di sopra con quelli della linea di sotto. Ripassiamo il disegno a penna partendo dal rettangolo centrale. Queste parti non le ho ripassate perché rimarranno nascoste. Cancelliamo la matita e il nastro è fatto. Ora rifacciamo lo stesso nastro, visto però da un'altra prospettiva. Adesso ne facciamo uno un po' più elaborato. Disegniamo una linea casuale. La ripetiamo. Uniamo i punti delle due linee. In questo caso, partendo dalla stessa base, possiamo avere due prospettive diverse. Il primo lo vedremo dal basso. Mentre il secondo dall'alto. Tutto dipende da quali linee scegliamo di ripassare. Un'altra versione può essere questa. Disegniamo tre rettangoli uguali. Tiriamo una linea da questo punto a questo e ripetiamo. Avremo così tutte linee parallele. Ora facciamo l'estremità del nastro. Ripassiamo a penna partendo dai rettangoli. Le linee oblique si vedranno solo tra un rettangolo e l'altro. E anche questo nastro è fatto. Passiamo ora ai nastri morbidi. Il procedimento per quelli più semplici è sempre lo stesso. Due linee uguali e parallele tra di loro e poi si uniscono tutti i vari punti. Thank you.
Se invece decidiamo di fare delle linee un po' più elaborate, ci sono due diversi trucchetti che si possono usare. Nel primo caso, dopo aver disegnato una linea, prendiamo della carta lucida, o come nel mio caso, visto che non ne avevo, carta da forno, e otteniamo così una linea uguale alla precedente. Nel secondo caso, usiamo due matite contemporaneamente. Avremo così due linee uguali senza sforzo. Anche questa volta, come nei nastri rigidi, partendo dalla stessa base, possiamo avere due prospettive diverse. Passiamo adesso al nastro che può sembrare più difficile, ma che in realtà, usando due matite, si fa molto facilmente. Spero che questo video possa esservi stato d'aiuto. Se vi va, ci vediamo presto!